Segretario Foresi, pensa che la politica sia sensibile al tema dell'invecchiamento attivo? Ma io credo che debba essere sensibile una politica all'invecchiamento attivo, perché se noi andiamo a guardare i dati demografici ci hanno un'indicazione ben precisa di come la demografia nel tempo, nel breve tempo e nel breve anche periodo, si va a strutturare più che altro sulla figura dell'anziano, e molto meno abbiamo forti dati in discesa sulla denatalità. Per cui se noi leggiamo appunto questi dati vediamo una crescita altissima in percentuale del 24% di persone anziane e una denatalità forte, per cui è il tema del momento, quindi va affrontato politicamente, cambiando anche con un cambio di paradigma. Parli della legge che è stata varata? Allora, noi abbiamo diverse possibilità di intervento, sicuramente il decreto 29 che è generato dalla legge 33 ha dato delle aperture forti alla dimensione politica per poter intervenire su questo, ragionando non tanto su un anziano debole che, diciamo, no, che ha bisogno d'assistenza e solo di sanità, ma su un ragionamento che riguarda l'aspetto anche sociale, quindi di riequilibrio generazionale tra renderlo proprio attivo, giovani, per rendere questo invecchiamento attivo. Ma se lei pensa, i 65 anni di ora non sono quelli di un tempo, no? Siamo persone ancora attive che hanno bisogno di creare, di fare, con tanta esperienza, con molta esperienza e la volontà di futuro. Quindi ragioniamo su un paradigma nuovo culturale che ci apra a una dimensione politica importante, laddove la sinergia Stato, Regioni e Comune devono per forza incontrarsi per attivare tutte quelle possibili progettualità che portino avanti questo ragionamento. E i soldi ci sono. Benissimo, grazie segretario.